Francesco. Poi un altro autore, Cammino di Assisi, guardate quanti nomi, no? Uno chiama Francesco, scusate, di cui passa Francesco, Cammino di Assisi, da Dovadola, tutti che portano enormi, bei flussi di persone, e per questo è così, è uno dei più frequentati e più amati questa via di Francesco. Un altro si mette al cammino, lo Chemin d'Assise, da Béziers ad Assisi, altre persone. Che significa? Poi arrivo io, che non ho inventato nulla, c'era già abbastanza, diciamo, effervescenza, e proviamo a dialogare con chi? Con chi abita il territorio, con le associazioni. Per noi non esisteva la via di Francesco nel Lazio, nella prima guida, per terre di mezzo, perché era un buco nero, cioè diciamocelo, questo risale a secoli e secoli fa, ovviamente. Perché? Perché se io scrivo una cosa e poi non c'è la segnaletica, e se la prendono con me, mica se la prendono con la regione o con gli altri, sono io come autore che rispondo. Rete associativa, comuni, tanta gente è segnata. Ah, ancora, effettivamente, no? Perché dobbiamo crescere e fare ancora meglio. Rispetto alla via del nord, che io definisco quindi il tratto da Firenze, dalla Verna ad Assisi, ancora meno presenza. Ma se andate sul gruppo Facebook Via di Francesco, 17.000 pellegrini che dialogano, vedrete che iniziano a raccontare molto spesso di questa via, che quindi è ben segnata, cioè delle accoglienze con anima. Sì, il nome, Via di Francesco, Cammino di Francesco, però ragazzi miei, si fanno le guerre per sciocchezze. L'importante per me, come la vogliamo chiamare, non sono il ministro, non sono il presidente, non è che posso andare là e dire a qualcuno fai così. L'importante è che sia ben segnata. Fra Umbria e Lazio la segnaletica è coerente, è giallo-blu con il TAO. Speriamo, la Regione Lazio ha adottato lo stesso vademecum della segnaletica, quindi quando verrà apposta la segnaletica ufficiale, pubblica, sul cammino, speriamo che fra Umbria e Lazio sia anche uguale. La Regione Toscana, siamo in Italia, è così, ha adottato il TAO, non ha adottato il giallo-blu. A me non mi interessa, sinceramente. L'importante è che il pellegrino non si perda, quello ci interessa. Poi sicuramente fra qualche anno arriveremo ad avere un nome unico insieme. E chiudo, tutte queste associazioni di Umbria, Toscana, Lazio, Emilia Romagna già lavorano insieme, guarda tu. L'anno scorso abbiamo fatto il raduno dei pellegrini, che si fa dopo il cammino, con oltre 120 pellegrini da tutta Italia, e hanno lavorato insieme tutte le associazioni, a prescindere se sono della Valle Santa, se sono del Lazio, se sono dell'Umbria. Il prossimo si farà in Toscana. Ed è stato in Sabina? Beh sì, certo, è stata a fare in Sabina, non l'abbiamo scelta a casa in Lazio, era un modo per riconoscere e portare questi flussi anche di persone, 120 persone a fare in Sabina, tutti insieme, che hanno scoperto il territorio, è stato molto bello. Quindi, niente ideologie, tanto lavoro, come dicono in Veneto, il mio cognome è Veneto, no? Testa bassa e verità fracata, cioè guarda a te del lavorare insieme e dialogando, anche con un po' di effervescenza. Grazie Gigi.